Amici sportivi, appassionati di calcio amatoriale, buonasera e benvenuti a Doganella di Ninfa. È l'atto conclusivo, il momento finale per quanto riguarda la quarta edizione del torneo del Borgo e sono pronte a darsi battaglia le due formazioni che sono già schierate al centro del campo. In maglia gialla abbiamo LPM Impianti, mentre in maglia bianca nero-azzurra White Beach. Alcune discussioni in campo, si comincia dunque, semaforo verde, inizia questa sfida. Gioco che dunque è ripreso con San Marco, cerca la lunga gittata in avanti, il colpo di testa e il pallone che termina in fondo al sacco. Al primo Bussardino che la porta della formazione dello nero-azzurra White Beach cade giù con tutto lo stipide. Avanti LPM Impianti con Patanè di testa che ha beffato il portiere Vetta. Ancora Campagna, cerca la combinazione con il proprio compagno di squadra Patanè. Attenzione a questa ripartenza, il tocco da parte di Tosti che non riesce a trasformare però la rete del pareggio. Paoletti fischia e dunque Campagna prende questa rincorsa, calcio in porta, miracolo da parte del portiere. Adesso Campagna che spalla la porta, è affrontato da Balestrini, se ne va Campagna con un numero spettacolare. Campagna, calcio in porta, tiro che termina sul fondo. Partita che ha molto ritmo, Chianese adesso cerca di affondare centralmente a sinistra, il tiro in porta, fallisce Tosti, un'occasione pantagruelica. Con calma affida la sfera a Chianese, sicuramente il più vivo della sua squadra, adesso distribuisce un bel pallone a destra, ancora Chianese tutto solo e poi arriva il gol con il contributo però da parte di San Marco. Adesso c'è Croatto, sventaglia in avanti, il colpo di testa spettacolare da parte di Chianese che per poco non indovina il jolly sul secondo palo. Gioco di gambe di Tosti, si affida a Chianese, Chianese cerca di far pervenire nuovamente il pallone a Tosti, la premiata ditta Tosti Chianese confeziona di giustezza la rete del 2-1, era nell'aria. Nessun fischio però a suo danno, intanto Campagna a destra prova l'1-2, bellissima azione e poi il tiro che è terminato sul fondo, incredibile ripartenza che non è stata finalizzata. Adesso c'è Chianese, prova Chianese, ancora una finta e poi scarica con il sinistro, un tiro imparabile che si infila sul primo palo, nulla da fare per il portiere. LPM Impianti aveva iniziato bene il confronto ma adesso è sotto nel punteggio, adesso ha una grande chance però per accorciare le distanze la sfrutta Palombo che dopo aver vinto un mismatch scarica un destro violento. Questo atto conclusivo di questa quarta edizione del torneo del Borgo, attenzione a questo destro intanto terrificante da parte di Palombo che sta salendo in cattedra, non ha spazi e allora decide di rifugiarsi verso Croato, poi scucchiaia il pallone, miracolo da parte di San Marco, cerca di incunearsi Campagna, perde però il pallone adesso il suo compagno di squadra, c'è questa ripartenza e il gol a tu per tu con il portiere, non ha potuto far altro che depositare il pallone in fondo al sacco dopo una respinta Tosti in maniera non efficace. Adesso Campagna prova il sinistro, poi serve a destra ancora il numero 4 Palombo che manda a vuoto con una finta il portiere. Passaggio, Campagna è già dall'altra parte, una serie di finte di Campagna, va a sinistra, con il sinistro Campagna e poi il tocco sul secondo palo da parte di Palombo, con una rosa piuttosto ristretta sta comunque vendendo carissimo. Attenzione intanto che gol da parte di Chianese, una sentenza Chianese, dobbiamo dire che Palombo da una parte e Chianese dall'altra hanno davvero discettato calcio, ancora proprio Chianese che trova la marcatura del 6-4 proprio all'alba della ripresa. Chianese, attenzione a Chianese, splendida intanto questa giocata di Chianese, ancora però un po' di tempo per cercare di ripristinare l'equilibrio. Adesso ci prova con questo destro che è stato parato e poi il gol da parte sempre del solito Palombo. Non passa però il suo suggerimento, esce in maniera piuttosto spregiudicata e sprovveduta il portiere di LPM Impianti, ha commesso una sciocchezza, lo ha castigato Tosti, San Marco proprio all'ultimo di piede. Attenzione a questo tocco sotto da parte di Tosti, due volte trova alla fine al terzo tentativo la rete, ma lo fa in maniera piuttosto disordinata e spesso individuale come in questo caso. Attenzione a Campagna, calcio Campagna! E non è finita qui, ha cercato l'imbucata al centro, fermate il fallo laterale, adesso Salata, Campagna, ancora Campagna, sempre Campagna, trova la rete dell'8-7, ha smesso di giocare da qualche minuto nero azzurro a White Beach che dopo aver trovato la rete del 9-7, attenzione, incredibile, Chianese riporta più 2. Dall'altra parte adesso c'è la possibilità di chiudere questa volta sì in maniera definitiva i giochi per quanto riguarda nero-azzurra White Beach con concesso questa ripartenza
Nerazzurra White Beach, che dunque si impone con il punteggio di 10 reti a 7 su LPM Impianti in questa bellissima finale della quarta edizione del torneo del Borgo. Ha fischiato infatti Paoletti il triplice fischio ed è tutto. Dunque un cordiale saluto e ringraziamento da Enrico Pasquali Coluzzi e da Giancarlo Marceddu, che ha operato le riprese televisive.